Ebbene ragazzi, benvenuti a tutti voi, buona domenica da Manuel, benvenuti ragazzi, questo è il, è il bar del calcio, eccoci qui, eh, ci faremo compagnia nell'arco di tutta la giornata, alle 12.30 <coughs> la live della, della partita in programma per il campionato di seriale, ore 15 ci saremo io e Fabrizietto per la diretta attesissima di Lazio Empoli, poi tutta la programmazione nell'arco della giornata. La prima cosa che vi invito a fare è mettere un bel mi piace, la seconda a condividere, la terza a commentare i miei e i nostri video. Detto ciò, partiamo subito con la nostra intro prima di addentrarci in questo video. Allora ragazzi, come di consueto vi ricordo che in descrizione a questo video trovate tutte le informazioni riguardanti... Il bar del calcio, parto subito da una premessa. Nell'apertura della live delle ore 15, devo dirvi delle cose, alcune anche non carine, devo dire la verità, però sapete che nel bene o nel male io sono fatto così: non ho veli, parlo senza, senza filtri. Quindi già vi anticipo che la diretta di oggi è programmata per le 15, ma inizierà prima proprio perché voglio ritagliarmi uno spicchietto di tempo. Per parlarvi di una cosa che, di un paio di cose che onestamente. Mi sono un pochino dispiaciute, vi devo dire la sincerità. Però, non è questo il contesto: è l'occasione, semmai per dirvi, di attivare le notifiche nelle, nei contenuti video del nostro canale. Qualora vi scappassero le notifiche, perché è YouTube non segna l'albero, scrivete all'assistenza, fate qualche cosa perché purtroppo è una problematica che persiste da diverso tempo. Non dipende da noi, ragazzi, non è un problema interno al nostro. Al nostro canale, detto ciò, eh, entriamo nel vivo di questo video. Già c'ho la gola che mi fa capricci. Lazio Empoli, gara delicatissima, lo scopriremo proprio nel corso di questo video: il perché è una gara molto delicata, lo andremo a vedere tutti insieme. E prima di parlare della Lazio voglio dedicare questa prima parte di questo video che sarà abbastanza articolato, voglio dedicarla proprio all'Empoli perché senza ombra di dubbio possiamo dire che se nella prima fase del campionato la vera sorpresa era il Torino, adesso a lungo andare, tra virgolette perché siamo solo alla sesta giornata o meglio si sono giocate solo sei partite, è l'Empoli che si sta ritagliando per distacco questa questa corona, questo premio di essere assolutamente la rivelazione del campionato. Ed è la rivelazione del campionato per diversi motivi e davvero per tanti motivi. E comincerei immediatamente dagli aspetti puramente statistici. E allora andiamo immediatamente a condividere le schermate statistiche che ho raccolto su, sull'Empoli perché c'è davvero tanto di cui parlare. Per prima cosa, ragazzi, andiamo a vedere subito la classifica dell'Empoli, amici miei, perché eh, per questo motivo l'Empoli è la grande sorpresa. Empoli che neanche a farla apposta, insieme all'Atalanta, che però ha una partita in più, perché questa classifica che vedete è già giornata degli anticipi del venerdì e del sabato, è a pari punti con la Lazio. Empoli che viene da sei partite. Due gare vinte, quattro pareggiate e zero perse. Attenti a questa statistica perché questo è, secondo me, lo specchietto importante di, questa, di questo inizio di stagione dell'Empoli ed è il motivo principale che va a descrivere, secondo me, in maniera molto riassuntiva. Cos'è e com'è l'Empoli di D'Aversa, targato 2024-2025. Ma l'altra notizia importante riguarda la situazione dei gol fatti, 5 in 6 partite, che sono pochissimi, ma andate a vedere i gol subiti. Due. Questo vuol dire che oggi la Lazio andrà ad affrontare la seconda miglior difesa del. Campionato dopo la Juventus, che come vedete ha subito addirittura zero gol. L'Empoli ne ha subiti solamente due ragazzi. Per una squadra come l'Empoli, votata alla salvezza, subire solo due gol è tanta roba. Tantissima roba. Già questo è molto indicativo del fatto che è una squadra molto organizzata difensivamente. Ma noi dobbiamo anche capire come l'Empoli è arrivata a questo settimo posto e qui ancora di più aumentano i meriti della squadra di Daversa. Infatti, passando a quest'altra schermata, come potete vedere, l'Empoli esordisce eh, il 17 agosto in casa contro il Monza e fa 0-0, risultato da Empoli. Il clou accade la settimana dopo, quando l'Empoli va a giocare allo Stadio Olimpico di Roma e fa registrare il colpo della giornata andando a vincere. Contro la Roma, vinci con la Roma. Vai a giocare a Bologna, una settimana dopo, e l'Empoli fa un'altra mezza sorpresa perché costringe il Bologna, la grande rivelazione del precedente campionato, al pareggio 1 a 1, ma non finisce qui perché l'Empoli va a concludere il suo trittico di, di partite terribili, andando addirittura a costringere proprio la Juventus allo 0 a 0 ad impattare in quel di Empoli al Castellani. L'Empoli con Roma, Bologna e Juventus subisce solo due gol, ne segna tre. Queste tre partite che vi sto evidenziando adesso non possono essere una casualità, può essere una, cosa, una casualità una partita, forse due, tre no. Ancora di più questa è la dimostrazione di come questa squadra comunque sa organizzarsi a livello difensivo e so cavoli amari per tutti indipendentemente dal, dal rango della squadra avversaria poi l'Empoli cosa fa? il 20 settembre va a Cagliari e vince in scioltezza 2-0 ma non finisce qui perché l'Empoli poi va a Torino in Coppa Italia e guardate un pochino cosa fa elimina il Torino dalla Coppa Italia andando a vincere 2-1 eh, ragazzi il Torino attenzione il Torino ha il suo peso eh il Torino, eh, è, ripeto, fino a due settimane fa, prima di essere sconfitto dalla Lazio, era la rivelazione del campionato, la capolista. Consideriamo, quindi diamo importanza a questo risultato dell'Empoli. E poi l'altra settimana, il derby toscano contro la Fiorentina, 0 0. Mi sembra abbastanza chiaro che questa è una squadra che ovviamente per tante ragioni ha un assetto difensivo. Assolutamente invidiabile. Ma adesso entriamo nel dettaglio di tutte queste partite, perché anche qui riceveremo ulteriori indicazioni fondamentali. Andiamo alla gara d'esordio in campionato, dove appunto l'Empoli, come vi ho detto, il 17 agosto, agosto ospitava il Monza. L'Empoli si presenta in campo, come potete vedere, con un 3-4-2-1, D'Aversa mette dentro un 3-4-2-1, mettendo Colombo titolare, e Fazzini tra i migliori come potete vedere 7.1 di quotazione media, non è il voto eh, però è la prestazione Fazzini ed Esposito molto interessante alle spalle di Colombo quindi 3-4-2-1 quando, quando andava ad affrontare appunto il Monza le statistiche di questa partita, guardate un pochino l'Empoli faceva 9 tiri contro i 4 del Monza uno solo in porta e ne concedeva uno solo anche al Monza possesso palla, attenti a quest'altro dato statistico 39% Empoli, 61% Monza. Andiamo a vedere la gara dopo, quella più impegnativa, la gara del grande colpo eh, fatto registrare allo Stadio Olimpico di Roma contro, il, eh, contro la Roma, era il 25 agosto. L'Empoli subisce 26, gol, 26 tiri dalla Roma e ne fa 14 lui. Ma di dei 26 tiri in porta della Roma, attenti a quest'altro aspetto statistico, solo 7 vanno in porta. Meno di un terzo dei tiri, dei tiri totali subiti dall'Empoli è andato in porta. Questo cosa sta a significare? Un grandissimo, una grandissima organizzazione in termini di filtraggio davanti alla difesa a protezione della porta, centrocampo che fa un grandissimo lavoro coadiuvato da una grande organizzazione difensiva. Andiamo a dare un'occhiata alla formazione, perché è, il, è più forte, no? vai a giocare contro la Roma che è una squadra che rispetto al Monza è di rango superiore, ma anche in questo caso D'Aversa mantiene la stessa organizzazione, la stessa struttura di gioco in termini di, di, di formazione. 3, 4, 2, 1. Una certa identità viene data. Ancora una volta Colombo... Fazzini, questa volta, come potete vedere, al posto di Esposito pal, parte titolare sul Ma ecco qua che c'è subito la staffetta sul Esposito, vedete, intorno al sessantesimo minuto. In questa partita, chi è che va a differenziarsi tanto tra i migliori? Colombo, che è autore del gol, ma vince Viti, Ismaili, eh, Valuzic, Valu Vizek, Valukivic. Che hanno punteggi 7-4, 7-2, 7-1 molto alti che vanno appunto a vedere molta pressione da parte della Roma, organizzazione difensiva alta e chiaramente poi Baskets che importa è il migliore che fa che fa i miracoli ma contro quando hai una squadra nettamente superiore a te questo ci sta. Andiamo a vedere la gara subito dopo, la gara che si è andata a disputare il 31 agosto del 2024 dove l'Empoli secondo me fa un mezzo colpo andando a pareggiare a Bologna, vediamo come pareggia a Bologna l'Empoli attenzione a quest'altra volta al dato come con la Roma il Bologna fa un totale di 14 tiri all'Empoli ma solamente 3 vanno in porta ragazzi solamente 3 tiri vanno in porta cioè il 50% è 7, il 25% sono 3 tiri e mezzo meno di un quarto in porta ancora migliore la statistica rispetto come contro la Roma invece fa 4 tiri in porta totali il 50% dei 4 tiri fatti contro il Bologna, 2, vanno in porta grande sostanza da parte dell'Empoli, vedete i numeri spesso come sono importanti perché ci danno davvero delle indicazioni su, su, sulla, sulla, sulla vera realtà di una squadra andiamo a vedere un po' la formazione di Bologna com'è stata, anche qui cambia poco, c'è una piccola diversità di daversa, che cosa fa? mette le due punte, coraggio di osare, di andarsela a giocare Mette un solo trequartista dietro, quindi 3-4-1-2. In questo caso, invece del 3-4-2-1 che abbiamo finora visto, mette Fazzini dietro con Colombo e Solbaken che stanno lì davanti. E poi, come al solito, c'è Esposito pronto a subentrare, che è la prima importante, eh, il primo importante cambio. Qui subentra anche Pellegri al posto di Solbaken, anche a livello di, di qualità di cambi, tenendo conto che stiamo parlando dell'Empoli, ragà. Squadra molto giovane, ma che ha una certa qualità per quanto mi riguarda. Andiamo poi a vedere la gara dopo, quella che per me è un vero e proprio capolavoro tattico. Ragazzi miei, guardate come cosa è successo ad Empoli. 0-0 a -0 il 14 settembre con l'Empoli che fa 8 tiri, 8 tiri e ancora una volta è molto vicino al 50% dei tiri che c'entrano la porta. Ne fa 8-3 vanno in porta, circa il 50%. Ma attenti con la Juve, stiamo parlando di Juve. Okay? 15 tiri in porta della Juve, un quinto, solo il 20% dei tiri della Juve va in porta. Ancora una volta, soprattutto contro la Juventus, viene evidenziata, oltre che una grande solidità difensiva, un grandissimo filtro, una grande schermatura davanti alla difesa. Andiamo a vedere come Daversa ha affrontato la Juventus un po'. E qua ovviamente Daversa... Dimostra una certa elasticità mentale, ci, siamo, ci stiamo abituando anche noi laziali con Baroni. 3-5-1-1 fa un po' di schermatura importante davanti la difesa. Aumenta in maniera importante davanti la difesa, appunto, e la protezione. Si mette a 5 con Esposito subito alle spalle di Colombo. Anche in questo caso, Ismaili è tra i migliori della squadra, se non il migliore, anzi, è proprio il migliore come rendimento questo è da tenerne conto Ismaili è sicuramente un giocatore di spicco nella difesa di questo, eh, di questo Empoli andiamo poi alla gara di, alla quinta giornata di campionato dove l'Empoli va a vincere a Cagliari adesso andiamo un po', abbiamo visto il trittico Roma-Bologna-Juve, il trittico pesante dell'Empoli, vedete l'importanza della classifica dell'Empoli? non è che ha giocato con squadrette Ok? andiamo a vedere adesso con una pari merito a Cagliari che fa? L'Empoli vince Lempoli vince e come vince? Guardate co questo dato statistico è impressionante, mentre rimane la costante del quasi 50%, del quasi 50 dei propri tiri fatti, l'empoli ne fa 9, 4, il 50% dei 9 è 4,5, quindi diciamo mantiene sempre la media. La metà dei tiri che prova a fare, la metà vanno nello specchio della porta avversaria, 9, 4. Ma guardate qua il Cagliari, il Cagliari fa 21 tiri. Lempoli ne concede solo due in porta, solo due. Il, il 10% ragazzi. Vi rendete conto? Il 10% solo, ancora una volta una forza difensiva impressionante. Come l'Empoli va ad affrontare, è andata ad affrontare il Cagliari, ragazzi qua l'Empoli sorprende un'altra volta. Il 3-4-2-1, il 3-4-1-2 delle prime giornate, il 3-5-1-1 contro la Juventus, si trasforma a Cagliari in un 3-5-2, dove Colombo ed Esposito vanno a fare davanti i titolari. Ismail è ancora una volta il migliore dell'Empoli per distacco. Ragazzi miei, molta elasticità a livello proprio di gioco in campo, di tattica da parte dell'Empoli. Tutto questo è molto importante nella valutazione complessiva che dobbiamo fare. Andiamo in Coppa Italia. Il Torino viene eliminato dall'Empoli, ma andiamo a vedere le statistiche di Torino Empoli. Il Torino prova a fare 15 tiri in porta. E l'Empoli gliene concede solo 5: 33%. L'empoli concede solamente il 33%. Dall'altra parte, qui stiamo davvero al clamoroso: l'Empoli fa 7 tiri in porta. Due tiri vanno nello specchio della porta e due tiri sono gol. <coughs> due tiri sono gol, ragazzi. <coughs> Andiamo a vedere con quale formazione da Versa è andata ad affrontare il Torino. Si torna al classico. 3-4-2-1. Scusate, ho un attimo una gol in difficoltà. 3-4-2-1. C'è anche un certo turnover. Vedo Seghetti in porta, De Sciglio, eh, Marianucci, tosto, Cacace, giocatore molto interessante, questo può giocare sia a centrocampo che in difesa. Vi segnalo questo nome. E Kong <coughs> Pellegri. Ragà, totale, a parte Henderson che ha giocato qualche partita, totale turnover dell'Empoli e non cambia risultato, anzi, vai a vincere Cortorino. Tendenzialmente le statistiche dicono la stessa cosa. Cosa vuol dire? Che è una squadra talmente amalgamata, un po' come la Lazio, talmente amalgamata che chi gioca gioca sa quello che deve fare. Andiamo all'ultima gara, quella della scorsa settimana, il derby toscano, dove al Castellani di Empoli è arrivata la Fiorentina, 0-0. Andiamo però a dare un'occhiata alle statistiche: possesso palla che l'Empoli lascia sempre all'avversario, altro aspetto che ci fa pensare è che è una squadra comunque molto attendista più difensivista, organizzata in maniera difensiva l'Empoli fa 8 tiri, solo uno riesce a andare nello specchio da porta. ma che fa la Fiorentina? una mole di tiri impressionanti rispetto, quasi il doppio rispetto all'Empoli, sì 13 tiri, ma quanti ne ha fatti in porta? zero zero carbonella ragazzi zero tiri in proporzione hanno fruttato più gli otto tiri dell'Empoli che almeno uno ha mandato in porta che i 13 della Fiorentina. Fiorentina che ha fatto un 63% di possesso palla, fuffa, fumo, nulla. Allora, questo per dire cosa? Che sicuramente andremo ad affrontare una squadra, complimenti ad Aversa, giovanissima, che corre molto, perché è una delle squadre che corre moltissimo, ma pensa prima a non darle e poi a segnare molto concreta davanti con quelle poche occasioni che gli capitano dietro per pia la porta e fai in gol te la devi su da cara due vittorie quattro pareggi zero sconfitte 5 gol fatti 2 subiti 4 pareggi 2 gol subiti tutto in linea tutto è lo specchio dell'organizzazione di questa Empoli che andremo ad affrontare oggi e allora io Me ne frego delle statistiche che vedono la Lazio favorita. La Lazio crea molto, è vero, crea moltissimo la Lazio. Ma oggi ho la vaga sensazione che ce l'andremo a sudare. Ho la forte sensazione che per concretizzare la nostra mole di lavoro è enorme, perché la Lazio come occasioni create, come cross, come chilometri percorsi è in vetta tutte le classifiche. Ce l'andremo a sudare, ragazzi. Ma proprio tanto. Attenti a questo speciale grafico che pongo alla vostra attenzione. Questo è un grafico che tiene, che tiene, ehm, che tiene conto di vari aspetti legati proprio alla struttura di gioco, a come si sviluppa il gioco dell'Empoli. Vedete, è un grafico abbastanza. Que tutta la parte, i sei lati eh, di questo esagono rappresentano il 100%. Come potete vedere... Il grafico dell'Empoli, la parte viola rappresenta quello che ha fatto l'Empoli fino ad oggi, è molto vicino al centro, allo zero, ok? Dove c'è, dove è che il vertice viola va vicino agli estremi che rappresenta il 100%? Sulla media gol per ogni tiro che l'Empoli fa verso la porta avversaria raga, sto grafico dice che l'Empoli come concretezza è impressionante impressionante attenti anche a questo aspetto i migliori giocatori eh, dell'Empoli dell non possono che essere Lorenzo Colombo, eh, Ghiasi con i suoi due gol e Sebastiano Esposito ma anche per un discorso di assist anche per un discorso di ehm, eh, contributo ai risultati dell'Empoli, in termini di tiri in porta eh, abbiamo invece eh, ancora Colombo che ne ha fatti 7, sempre Ghiasi, vedete a supporto 5, Pezzella, 4 tiri in porta, attenzione Spia, Pezzella che non è un attaccante, ovviamente 4 tiri in porta Henderson, 3 tiri in porta, attenzione è nelle, nelle zone alte. Di questa speciale classifica, Fazzini giocatore interessantissimo. Che purtroppo ormai è tardi per prenderlo. Quando lo voleva Sarri tre anni fa andava preso e che la Lazio poteva prendere per due spicci. Fazzini, trequartista, giocatore di qualità. Non, grande, non ha una grande struttura fisica, disegna gioco. Cerca il tiro in porta, anche il tiro dalla distanza. Occhio a questi dati numerici, attenti, Pezzella, Henderson, Fazzini. Questa è un'altra spia che voglio. Porre alla vostra attenzione un altro aspetto grafico molto importante e statistico dell'Empoli riguarda gli assist. Ragazzi, c'è Pezzella, Pezzella non è che ha segnato due gol, ha contribuito con i suoi assist a fare due gol. Attenti: non solo attenzione agli avanti dell'Empoli, l'Empoli è molto concreta. È una squadra che viene, eh, tira poco, <coughs> ma quando prova a tirare è supportata da tutta la squadra insieme. Quindi, assolutamente una squadra corta, compatta, avanti, sempre tenendo occhio alla difesa, dietro, organizzati alla grande, con una grande schermatura davanti alla difesa, cosa della quale vi ho già parlato più volte. In quest'altra schermata, andiamo a vedere quali sono i giocatori più impiegati da eh, dal mister dell'Empoli, il che potrebbe portarci anche a fare una sorta di media formazione che andremo ad affrontare oggi. Il più impiegato di tutti, con 679 minuti, eh, 679 minuti disputati, è proprio Henderson, gli assist, attenzione. Il secondo è Mattia Viti, 646 minuti. Ragazzi, pure questo è molto interessante, questo giocatore. Ghiasi, 638 minuti, non leva quasi mai è il terzo migliore impiegato il quarto è Vasquez Pezzella il quinto con 582 minuti Ismaili 540 minuti ha giocato tutte le partite di campionato ha riposato in Coppa Italia Lorenzo Colombo 519 minuti Esposito, Grassi, Gogliadizze Fazzini, Malè e tutti gli altri altra schermata che voglio porre alla vostra attenzione che è ancora una volta lo specchio dell'Empoli. Vedete, a sondi di statistiche di numeri e di analisi ci siamo fatti la nostra idea sulla squadra che andremo ad affrontare oggi. Queste sono tutte le partite che ha affrontato l'Empoli dall'inizio della stagione. Catanzaro in Coppa Italia. L'Empoli ha fatto registrare un 57% di possesso palla, leggero vantaggio sul possesso palla. Col Monza, con la Roma, col Bologna con la Juve, ma anche col Cagliari, ma anche col Torino, ma anche con la Fiorentina, quindi in tutte le restanti partite, il, Mo il Lempoli volutamente e non casualmente ha lasciato il possesso palla alle avversarie, sempre abbondantemente sotto il 50% di possesso palla. Ancora una volta, anche questi numeri certificano che questa squadra è assolutamente costruita per difendere, per lasciare giocare gli altri e poi colpirli con grande concretezza quando le situazioni si vengono a creare. Spia di allarme, attenzione a questa squadra. Quest'altra schermata è ancora più importante perché eh, tiene conto di alcuni parametri. E dobbiamo tener conto, noi ragazzi, di questa colonna di destra che vi sto indicando. La partecipazione al tiro, cioè per ogni tiro in porta che ha fatto l'Empoli, come i giocatori dell'Empoli e quali giocatori dell'Empoli hanno contribuito alla costruzione di questo tiro. E andiamo subito a vedere, ragazzi, che c'è Colombo che ovviamente è l'attaccante che fa registrare un 1.71 Esposito, altro attaccante 2.43, non sorprende per niente, attenti Alberto Grassi, centrocampista, 1,21. Jacopo Fazzini, 3,04. 8 gare giocate, 3,04. Punteggio molto alto. Fazzini contribuisce quasi sempre nella costruzione dei tiri in porta che fa l'Empoli. Buono anche il punteggio 2 del polacco, del difensore. Valukivic 2. È tanto. 2,76. As 11 e 25. E Kong, mostruoso. Ci cioè mette sempre il piedino. Ha giocato 5 partite. Chiaramente, questa media aumenta perché ha giocato 3 partite in meno rispetto alla media. Attenzione. Questo, questi dati sono molto importanti. Ci fanno, teniamo conto, eh? Ghiasi, Henderson. Pezzella, Ancora Pezzella che esce fuori, un altro campanello d'allarme. Colombo, Esposito, Grassi, Solbachen, Valuickets, come cazzo roba si chiama? As, Pellegri, Cacace e Kong ho elencato 1, 2, 3, 4, 12 giocatori, 12. Che ad oggi abbiamo visto che, il, che l'Empoli tira poco nella porta avversaria, ad oggi hanno contribuito alla costruzione al, di quei pochi tiri fatti. Mi sembra chiaro, chiarissimo: che questa squadra gioca da squadra. È una squadra con la S maiuscola. Io non so quanto reggerà questa tenuta questa tenuta atletica questa tenuta questa organizzazione dell'Empoli io non lo so ma finora quello che ha fatto D'Aversa è un piccolo capolavoro ultima schermata che metto alla vostra attenzione i più fallosi del, dell'Empoli andate sempre a concentrarvi sull'ultima colonna a destra pezzella 13 falli colombo 4 falli per me non è il più falloso ed Esposito, 13 falli un difensore e un attaccante sono i più fallosi dell'Empoli. Allora, questo significa due cose: uno, che la difesa è molto aggressiva, mi sembra abbastanza chiaro. Ma il dato importante sul quale vorrei porre la vostra attenzione sono i 13 falli d'Esposito. Abbiamo visto che nella media delle formazioni schierate, l'Empoli gioca o col 3-4-2-1 o col 3-4-1-2. Fatte eccezioni in base alla forza della squadra avversaria. Con la, la Juve ha giocato a 5, l'abbiamo visto. Uno degli attaccanti va giù a fa male, pressa, pressa, si deve sfiancare. E da versa cambia sempre l'attaccante durante la partita. Perché a uno di questi, nello specifico, o uno di quelli che gioca dietro la punta, o uno dei due che giocano davanti, gli dà da un lavoro di pressing a sfiancarsi. Perché quello sa al sessantesimo deve uscire sfiancato, che ha rotto le palle ai difensori e avversari per cercare di ostruirli il più possibile nella costruzione del gioco. Altro campanello d'allarme. Nel complesso, complimenti all'Empoli, perché è davvero una bella squadra. Nel complesso mi sembra chiaro, lo avrete capito tutti, andiamo incontro ad un match che al di là delle statistiche e non mi fido, è molto pericoloso. Se questa squadra è a pari punti con noi, non è una casualità, e viene da un calendario assolutamente difficile e complicato. Partita tosta, ragazzi, prepariamoci a una battaglia. Io spero nel mio piccolo con questo video di approfondimento di avervi accompagnato alla gara di oggi delle ore 15 dove chiaramente io e Fabrizio saremo in diretta con un po' più di indicazioni un po' più di aspettative perché parliamo se chiaro rega, ma chi se è visto tempo di giocare io ho visto una partita con la Fiorentina l'altra settimana basta, non ci prendiamo in giro questi numeri secondo me e queste statistiche messe tutte insieme ci hanno dato un'idea della squadra che andremo ad affrontare e una passeggiata non sarà vi lascio ricordandovi che alle 12.30 attivate le notifiche mettete un bel mi piace su tutti i nostri video saremo in diretta per la gara delle 12.30 ovviamente del campionato alle 15 io Fabrizietto per Lazio Empoli poi le gare delle 18, delle 20.45 e quelle di domani il bar del calcio c'è sempre ma così come ho iniziato finisco amici miei aprirò se ce la faccio qualche minuto prima la, la live di oggi perché vi devo parlare anche di un paio di aspetti che non sono positivi e io dovete accettarmi per quello che so. Anche così, parlo senza filtri. Quindi vi do appuntamento qualche minuto prima delle 15, oggi pomeriggio. Attivate quindi la notifica, un motivo in più per la notifica. Commentate intanto questo video, mettete un bel mi piace perché è importante e condividetelo per darci supporto. Detto ciò, vi mando un caro abbraccio. Da Manuel è tutto e viva il Bar del Calcio e sempre Forza Lazio. Ciao!